il governo precedente, anche l'ultimo che ha reiterato, come dire, l'accordo, ha consumato un abominio, perché ancora oggi a Taranto si continua un'attività con la consapevolezza che si distrugge l'ambiente e si uccidono persone. Quindi qua non c'è da salvare, come dire, il diritto al lavoro, questo lavoro, perché questo lavoro, come dire, apparentemente tu ti stai salvaguardando il diritto al lavoro, ma ti stai uccidendo, perché a Taranto si ha la consapevolezza certa dal punto di vista scientifico che quell'azienda ha distrutto tantissime vite umane. È la battaglia che noi facemmo per l'Italsider a Bagnoli. Allora io credo che oggi la cosa sensata è quella che si chiude l'Ilva così com'è, non si perde un posto di lavoro e lo si impiega per le bonifiche e la riconversione industriale. Ma stiamo nel 2019, cioè si può pensare che l'industria è in grado di produrre senza far uccidere persone di cancro, bambini di cancro, donne e uomini di cancro, per costringerle a decidere, quella povera gente dice sì, però io perdo il lavoro, allora preferisco lavorare e morire, cioè è una tragedia, quindi io sto con il lavoratore chiaramente che difende l'Ilva perché lui la difende sotto ricatto. Lui difende il posto di lavoro perché sa che se perde il posto di lavoro è in mezzo alla strada e muore lo stesso. È un paese che uccide i suoi figli, uccide i suoi concittadini, i suoi connazionali, i suoi abitanti. Veramente una pagina indegna. Vediamo se si ha il coraggio. Questo è un governo dove dentro sono i 5 Stelle che hanno tradito su Taranto. Io me le ricordo le loro battaglie, le battaglie su basta quest'Ilva, basta questo modo di produrre. Allora si abbia il coraggio, si abbia il coraggio di svoltare definitivamente pagina, si chiude questo mostro che produce morte, si riconverte l'azienda per produrre materiale di altissima qualità, che è in grado, come dire, di far funzionare il mondo in uno sviluppo progressivo che non distrugge ambiente e vita umana, li si impiegano subito per le bonifiche. Anzi, secondo me, si assumono pure più gente, perché talmente che hanno inquinato, che là ci vuole pure più gente dei lavoratori attualmente che producono qualcosa, come dire, con quei fumi che distruggono. Quindi io non sono per i compromessi, non sono per gli scudi penali, è comunque anche un paese allo sbando, dobbiamo dire, mi aggancia la Whirlpool, cioè dove c'è un'assenza totale di autorevolezza di questo governo. Qua si firmano accordi che poi le aziende, Taranto da una parte, Whirlpool dall'altra, non rispettano. E allora, scusatemi, ma se uno non rispetta un accordo col governo della Repubblica Italiana, la domanda viene semplice. Se accade una volta, accade 2 volte, accade 3 volte, dobbiamo dire che questi governi, questo paese ha perso qualsiasi forma di autorevolezza. Allora è inutile urlare come fanno alcuni ministri per prendersi il consenso del momento e fare un po' di propaganda social. Questo è il momento del diritto, delle istituzioni, dell'amministrazione, della politica, dell'economia. Cioè, questi governi si devono far rispettare. Si devono far rispettare e per l'avvertenza Whirlpool devono dire: voi, se non rispettate l'accordo, avete chiuso con l'Italia. Avete chiuso con l'Italia. C'è una multinazionale non gradita del nostro paese, perché sono in grado di rispettare il governo, gli accordi, i lavoratori, vuol dire che un'azienda che non merita il rispetto di un paese come l'Italia, che è la settima nazione industrializzata al mondo.